hanno filmato niente. No! Ragazzi, mancano 10 minuti alla mezzanotte. Questo è Budapest, festa, maschere, botti, guardate che marea di gente. Ciao Ilaria, saluta. Vi saluto anch'io. Ciao Andre, ciao ragazzi. La rocca. È il centro commerciale. Guardate che marea di gente, guardate che marea di gente. È un carnevale. È un carnevale. Metti lo pedala. Bisogna stare sempre attenti. Controllo Ilaria. Saluto Ilaria. Guardate quanta gente. La piazza è inaccessibile. Questo che ne dici? Bau. Bau. È anche pieno di figa per chi vuole venirci da single. Ilaria si incazza. Ma è vero. C'è anche per me femmina. Guardate quanti in maschera. Botti, qua stanno festeggiando dalle 5 ragazzi, dalle 5 del pomeriggio. Ci risentiamo appena scocca la mezzanotte. Ciao ragazze. Allora, siamo fuori dalla stanza dell'albergo. Adesso ve la farò vedere. Spero che non ci sia gente in giro, se no mi prende per pazza. E questa camera in teoria la dobbiamo cambiare perché si sono sbagliati, ci hanno dato una camera con i letti singoli e hanno detto di chiedere oggi per il letto matrimoniale perché ieri non ce l'avevano disponibili. Allora, questo è quello che si vede, cioè quello che c'è fuori dalla, subito dalla camera. Di qua è una scorciatoia per gli ascensori. E questa è la nostra camera, la 309. Questa è la porta, qua avevamo messo il cartello non disturbare per le donne di pulizia. Ora bussiamo, sperando che qualcuno ci venga ad aprire. Sta arrivando. Ce l'ha fatta! Chi è? Saluta! Ciao! Saluta un po' meglio! Ciao a tutti! Con un po' più di entusiasmo? Happy New Year! Vaffanculo! Allora! Scusate il casino! Cioè, casino è un eufemismo! Questo è un pezzo dell'armadio! Questo non so chi sia! E partiamo subito dal bagno. Questo è il bagno. Qua c'è la vasca, il lanino, lo specchio. Ciao! Ok? Poi qua si apre e c'è un altro specchio. Questo delirio è l'aria. Vabbè. Casino, no? Questi sono i due letti singoli che vi dicevo prima. E questa è tutta la camera. Non è bellissima, però vabbè. Rispetto a dove eravamo a Parigi, la merda.
bisogna essere... Ma c'è lo zoom? No. No. E questo è quello che si vede fuori dalla camera. Un cazzo. No, vabbè, la vista è bella. Tutti sti grattacieli enormi. Fuori il tempo non è dei migliori, non ho capito se sta uscendo il sole o no. No, sta uscendo il sole. Magari dall'altra parte. Magari dall'altra parte. Questo continua a non sapere chi sia. Un po' di pubblicità, ho fatto un po' di pubblicità occulta alla Guess. E questa è la camera. La TV che prende? Rai 1. Il figo che vedete che si sta legando le scarpe, Stefano. Ah, io che stavo per cadere. Questo è... È tutta colpa di Stefano, credici. Questa è la mia valigia. Ok. Aspetta. Prendilo in mano tu. Vuoi che me lo prenda in mano? Ah, mo, il telefono! Va bene. Sfuoca un po', come mai? Non lo so, perché deve mettere a fuoco. No, c'è qualcosa che non va. No! Di qua! Di qua, perché sennò altrimenti è un casino. Ma sfuoca, ma cosa hai fatto? Non lo so, lascia lì. Ah, perché sennò altrimenti poi si vede tutto girato. Ok, questa era la stanza e ci vediamo dopo per... Aspetta, ma non è che ha appannato l'obiettivo? No, ci sentiamo dopo per un altro pezzo. Ciao! Ma no, ma sporca l'obiettivo. Saluta! Ciao! Ragazzi, siamo nella città vecchia, siamo all'interno della cattedrale. Come potete vedere, i muri sono tutti dipinti in maniera davvero facendo un filmato cercherò di darvi la prospettiva di dove siamo. C'è la Bau che mi chiedeva come aveva i capelli, ma adesso dopo averla filmata non religiosa ma artistica, ci sono dei violini che suonano, ma c'è un concerto, è veramente una città magica. Si vede che è tutto in stile medievale. La Bau continua a passarmi davanti. Cercando di farvi vedere tutto l'interno, anche le guia. Qua siamo esternamente, lo stile è simile al gotico, ma è uno stile molto medievale.
Faccio vedere quanta gente c'è all'interno. Questo è l'antico organo. La signora si leva dal cazzo. Vi faccio vedere. L'antico organo della chiesa medievale, della cattedrale di Budapest. Guardate la Bau. È Nadino Bau. Adesso usciamo di qua e andremo a fare altre foto della bellissima terrazza che c'è qua fuori con la varia vista sul Parlamento, sul Danubio, sulla fantastica... Ciao ragazze, ragazzi, siamo qua alla Rocca Ferro, ora vi faccio una panoramica. Bruciano gli occhi. Saluta. Questo è stato... Che tremo. È stato... È nuovo questo anno il caffè. Tremo. Vabbè. Che cambiano colore, è molto meno pub rispetto agli altri e più lounge bar. Mi farei volentieri fare un giro, ma mi prendono per scena. Questo è il posto e a dopo per magari un altro giro. Allora, siamo al Palazzo Reale di Budapest. Adesso vi faccio vedere una panoramica. Ho perso Stefano. Ah no, è lì. Questo è tipo, mi ricorda tipo un Pantheon, la struttura di un Pantheon. Ora poi vi faccio anche vedere il belvedere, vi faccio vedere il belvedere bello. Ora, questa qua invece è l'entrata e questa è la famosa cupola. Ci rivediamo. Ci vediamo dopo per un'altra parte. Eccoci di nuovo qua.
c'è Stefano che sta prendendo due dog. E io ho da dire. Sì, ora glielo chiedo. Ho da dire due cose. Uno, gli ungheresi e le cartine, due cose completamente diverse. Due, ma io ti chiedo un'informazione, o non mi sai parlare inglese e dovresti saperlo, oppure non sai dov'è. Tipo, chi lavorava nel centro commerciale non sapeva dove era Starbucks. Cioè, non capivo nemmeno che cos'era Starbucks. Ma lavori lì. Comunque. Ora chiedo al signore quando si può visitare. L'altro se n'è andato, glielo chiedo al tipo. Sì, ma guarda che adesso li prende il panino in mano. Eh? Adesso li prende il panino in mano, adesso lo metti in tasca. Sta registrando. Sì, ho capito, ma il panino dove te lo ficchi poi? No, ora chiedo. Ma c'era l'altro tipo? Excuse me. Can you speak English? A little bit. The museum. Yes, it's closed. Today closed. Today? Yes. But when we can visit the museum? Sorry, my colleague. Okay, thank you. Ora lo prendo. Puoi anche chiuderlo. Chiudilo. Chiudi sto camera. Eccoci qua. Allora, ci hanno appena cambiato la camera. Siamo passati a una double room, cioè una camera matrimoniale. Siamo sempre al terzo piano. Questa è la nostra camera, la 319. Potrebbe aprire, ce la può fare. Amo! Scusatelo. Allora, siamo appena arrivati. C'è già casino. Questo è il bagno, che è simile all'altro, solo che qua c'è una doccia enorme. Non quel buco. Dove eravamo prima? Poi qua è il solito doppio armadio con lo specchio, che diventerà la mia postazione make-up. E questa è la camera. Qua c'è un intruso. Ma una luce? No? Quella là? C'è da dire che là invece le luci erano più luminose. Allora, qua c'è finalmente un letto matrimoniale senza buco. Poi la TV, un tavolino come si deve. E poi, aiuto, sto cadendo. Questa è la vista. E si può anche aprire per cambiare l'aria, finalmente. Che la vista non è molto diversa da quella che c'era. Che c'era, ma. No, questa è una camera. L'altra non era una camera, l'altro era un loculo. Che cazzo gli ho fatto? C'era a morire, c'era da morire, non si respirava. Quindi che cosa ne pensi di questa camera? Questa ricorda la camera che avevamo a Parigi. Oddio, quella a Parigi è quella a Parigi, e rimane quella a Parigi. No, ma comunque dice già la sua. Suona? Dove l'hai messo il cavo del cellulare? Forse in valigia, ora te lo do. Ok, bene. Con questo vi salutiamo. Vado in una posizione un po' più luminescente. Con questo vi salutiamo. E al prossimo. Ciao! Saluta! Ciao ciao! Ciao! Siamo qui all'aeroporto, che stiamo aspettando, siamo arrivati un po' prima. Così.
No, perché poi non posso cambiare. Questo è Stefano. Saluta. Ciao. Se metto la fotocamera qua, cioè che mi guardo in faccia. Poi se devo filmare altro, devo filmare così. Vabbè. Ora stiamo aspettando che apra il gate per imbarcare i bagagli. Aspettando di fare il check-in. Sì, non il gate, il check-in. Considerazioni su questo viaggio. So che nel battello devi rispondere. Devi rispondere, sto chiedendo a te. Buono. It's good. Dai, spremi le tue meningi. Una bella città, piacevole. Ben divertiti, belle donne. È stato un viaggio bau. Viaggio bau? Però ovviamente la donna più bella chi è? Ovviamente la donna più bella chi è? Bau. Ok, risposta esatta. E no, un bel viaggio, ci siamo divertiti come ha detto lui, non solo belle donne, anche belli uomini, e, però ovviamente l'uomo più bello rimane sempre il Bao. E, boh, per il resto siamo un po' stanchi. Sì. Sentiamo magari dopo per un ultimo saluto. E... ciao! Mi spieghi, ma che cazzo c'hai da ridere? No, però sottolineiamo un punto. Vabbè, dai, che cosa sottolineiamo? Allora, ma... Quando guardi il tutorial? Guardi il tutorial di Mariana. Di Mariana? Come si chiama? Giuliana. Di Giuliana, no? Magari parla di un prodotto. Sì. E poi dello stesso prodotto parla Clio. Sì. Non è un problema. Perché? Qual è l'opinione di cui tu hai più fiducia? Adesso devo girarlo verso di te e devi rispondere. Che ne so io? No, devi rispondere. Ma non lo so, dipende dal prodotto, dipende dalla mia opinione. Tipo una volta che hai visto che la cosa era discordante? Non lo so, non mi ricordo, che ne so. Loro cosa lavorano? Con prodotti ufficiali Mac o...? Con un po' di tutto loro. E quali loro dicono che sono migliori? Alcuni migliori e alcuni peggiori. Kiko c'è a New York? Chi che lo vuole? No. E quindi vuol dire che Mariana non lavorerà con la Kiko. Giuliana. Sì, Giulia. Sì, perché magari capita che vieni in Italia. Ho capito, però New York non li può comprare. Marianne no? C'è a New York Marianne no? C'è da... No, non lo so se c'è o no. Clio dove abita, Clio Design? Clio a New York. Anche Clio? Clio a New York. E Giuliana a Los Angeles. Ah, quindi cost to cost. Sì, però sono amici. Addirittura? Sì. Come sono conosciuta? Non lo so, non è che sono amica loro. Ma scusa, ma sono amiche, ma si fanno concorrenza però. Ammazzate. Perché i due libri sono in concorrenza. Ammazzate. Chi è che lo vuole? Faccio un appello a tutti quanti. Continuiamo con l'intervista. Oddio mio, no. Facciamo le domande tipo le iene, sì o no? Allora, meglio Parigi o meglio Budapest? Parigi.
Ah. Come abbiamo mangiato a Budapest? Hai mangiato meglio a Parigi o a Budapest? Parigi. Sto pensando alle domande da farti, non è che le ho scritte. Meglio Clio o meglio Giuliana? No, devi rispondere. No, o uno o l'altro, devi scegliere. Chi butti giù dalla torre? Non lo so, la pasta. La pasta? Sì, butta la pasta, passa. Andiamo a New York, sì o no? Sì. E andiamo a trovare Clio. Magari. Ci facciamo truccare da Clio. Anche tu ti fai truccare da Clio? Ci facciamo truccare da Clio. Va bene. Allora, cinepanettone o un film di qualità? In teoria film di qualità, poi dipende se vuoi. Se vuoi divertirti o no. Cioè, non divertirti o no, se vuoi spegnere il cervello. È vero che vuoi fare concorrenza a Nicole? No! Come no? Però so che ti stai organizzando con un tuo tutorial. No! Ma io se fossi in te lo farei concorrenza. Sei più brava tu o Nicole? Nicole. Questo lo dici tu, lo dobbiamo far dire alla gente. Allora cosa mi fai la domanda? Che becco hai? Un becco di un quattrino. Aiuto. Mi vuoi fare altre domande? Se passo io. Allora. Meglio Clio o meglio? Parigi o Budapest? Parigi tutta la vita. Mangiato meglio Budapest o Parigi? Forse Budapest. Nella totalità Parigi. Quindi stai tradendo Parigi. Parigi ho mangiato meglio quella sera a Capodanno. La tessera ho mangiato meglio a Budapest. Quindi stai tradendo Parigi. No, semplicemente no, dicendo che ho mangiato più posti migliori a Budapest che a Parigi. No, la stai tradendo. Tu la stai tradendo. No. Tu la stai tradendo, sei un infame. Che occhi c'hai? Gli occhi che mi ha dato il credito il signore. Ma meglio le altre o la tua ragazza? Questa è una domanda trabocchetta. Meglio la Bau. Chi è la Bau? Tu. Ma tu chi? Ilaria e Cardi. Ti definiresti brutto intelligente o stupido e bello? Brutto intelligente. Quindi tu dici di essere brutto? Non penso di essere un bello. Vuoi sentire come ti definirebbe Elabau? Come ti definirebbe? Brutto intelligente o bello e stupido? Bello intelligente. No. Brutto intelligente o bello e stupido? Bello intelligente. Vuoi sapere Elabau che cosa pensa di te? Che tu sei bello e stupido. Cattivo. Ma ho finito le cartucce. Spento. No. Andiamo a lavorare quest'anno? Sì. Ma perché mi stai... Tuo padre ha detto dal 1 gennaio Ilaria lavora. Invece? Invece lavorerò, ma non dal 1 gennaio. Dal 9? Non penso proprio dal 9. Allora i suoceri Perra sono invitati a casa Cardi per mangiare. Sì. Vero? Ha sentito tuo padre? Due volte. Ha invitato 10 volte. Il Colli? Dove va? A Winchester. Ma non i fratelli Winchester. Non i fratelli. No, sempre Dean. Meglio Sam o meglio Dean? Dean, tutta la vita Dean. Meglio il Bau, però il Bau è più bello. Meglio il Bau o Dean? Questa è una
Ok. Ma poi te domanda Bao. Meglio il Bao, tutta la vita il Bao. La Riccardi, come si definisce la Riccardi? Bella e intelligente. Davvero? E il Bao come ti definirebbe? Bella e intelligente. Quella maglia per chi è? Per chi l'avevi presa? Per me. Non era verde una volta? Sì, quella verde l'avevo presa per il Bao, ma il Bao non piace. Mette con già Bao. Abbiamo dovuto cambiare. Ma secondo te, no? Anzi no, te la faccio dopo. Hai altre domande? No. Ma secondo te, no? Stiamo facendo un po' una figura di merda. Sì. Ci prendono un po' per pazzi? Ah. Quindi me lo chiudere. Chiudiamo. Altro video. Bao. Ma secondo te parliamo di Supernatural? Ma secondo te, no? È meglio Ruby 1 o Ruby 2? Ruby 1 è tutto a posto. Chi è l'attrice di Ruby 1? Non la ricordo. L'hai vista da qualche altra parte? Sì, molto caro. E anche Gossip Girl. Katie Cassidy. Katie Cassidy. Però Ruby 2 è quella che sta con di Jerry Padalecki. Dici che li troviamo i passi? Sì, credici. Potevamo andare alla convention? Potevamo andare alla convention, sì. Invece no, non andiamo. Chetta non è che da Bao. No, questo è che Bao. Cosa gli dicevi a Dino? Aghi! Mi apriva le braccine e io l'abbracciavo e non mi staccavo più. Poi andavo da Misha. E dicevi Aghi. Aghi. No, e gli dicevo Cass. Aghi. Cass. Sì. Meglio Jared, meglio Jason o meglio Misha? Ah, beh, Dean è più simpatico.